Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul un po' misto. Vi devo mostrare alcune cosine che ho comprato a Berlino, alcuni saldi abbigliamento, gli ultimi, giuro, però non compro più niente. E ancora un regalo di compleanno che era rimasto arretrato. Insomma, vabbè. Oggi questo look un po' così. Diciamo che riflette il mio umore, sono incazzata nera, non ne voglio parlare, ma sono incazzata nera. E sono truccata così da stamattina alle 8 e sono quasi le 7 di sera in realtà. Quindi è un po' una merda in questo momento, e però fa niente, già che sono truccata, ho detto dai, approfittiamone e giriamo questo video. Voleva essere un look in realtà un po' romantico sull'occhio da stamattina, quindi con questo diciamo cuoricino qua, in realtà mi ha lacrimato l'occhio, quindi è una merda. Qua è un pochino più decente, in più il cuoricino di qua è venuto via, mentre qui quello piccolino c'è ancora, quindi c'è praticamente un cuore vuoto e un piccolo cuoricino. E sulle labbra tinta, poi avevo le labbra secchissime ora, quindi ho messo giusto un velo di burro cacao sopra per idratarle un pochettino. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito. Volevo mostrarvi i piccoli acquisti fatti a Berlino. Per chi non lo sapesse, a Berlino, vabbè, sono stata 3 giorni, non stavo neanche bene. Sono stati 3 giorni abbastanza difficili e complicati. Quindi diciamo che tempo e umore per lo shopping ce n'è stato poco. In più, ovviamente, ero con Nicola, lui non è una persona molto paziente da questo punto di vista, e quindi, siccome non mi piace fare le cose di fretta, cerco di non andare mai a fare shopping insieme a lui perché è veramente una tragedia. Però volevo assolutamente comprare qualcosa da Rossmann, quindi stiamo parlando di beauty in questo momento. Come abbigliamento non ho preso niente perché, appunto, come saldi abbigliamento avevo già dato, avevo speso più del dovuto, per cui non ho voluto neanche entrare nei vari negozi di abbigliamento perché bene o male sono quelli che abbiamo anche qua, anche tipo Primark, che vabbè non ce l'ho vicino, però se proprio mi viene la fissa di Primark, bene o male o a Brescia o a Milano lo si trova, per cui io sto in mezzo, o uno o l'altro, se proprio posso comunque andarci. Mi sono voluta concentrare su quello che non potevo trovare qua. Per quanto riguarda il beauty, là ci sono negozi come DM, Rossmann, Muller. In realtà Muller non l'ho trovato, quindi mi viene il dubbio che in realtà non sia una catena così famosa, non sia così in voga e non ci sia forse ovunque. Comunque so che in alcuni paesi nordici, diciamo così, è presente questo tipo di negozio. In realtà io non l'ho visto, mentre di Rossmann ne ho visti due, forse anche tre. Di DM, vabbè, era pieno, però DM, avendocelo anche qua, non ho voluto neanche entrarci perché non volevo, insomma, che mi rimanesse attaccato qualcosa. Poi noi avevamo solo il bagaglio a mano, anzi un bagaglio a mano in due, più una borsa piccola, Ryanair, sti bastardi, vabbè, un altro discorso. E quindi non avevo neanche lo spazio per prendere chissà che, oltre al fatto che dovevo stare attenta anche agli ml, quindi controllare di non superare 100 ml consentiti, e poi che ci stesse insomma nella mia busta trasparente dove si mettono i liquidi e quant'altro. Quindi ho detto qualcosina mi voglio concedere, ma non troppo. Quindi DM l'ho scartato. Sono riuscita ad entrare a Rossmann una sera. Ho fatto proprio un giro veloce perché c'era Nicola fuori che mi aspettava, è entrato anche lui a fare un giro, poi ha iniziato a dirmi ti aspetto fuori, era comunque già tardi, eravamo stanchi e tutto, quindi ho cercato di fare il più la svelta possibile. Ho fatto un giro, non riuscivo così velocemente a capire che cosa volevo prendere, quindi guardavo un po' in generale, guardavo un po' le offerte. Finalmente sono arrivata al reparto dove si trovano, diciamo, i prodotti di Alterra, che per farvela breve, il corrispondente del Rossmann dell'Alverde del DM. Quindi Rossmann, un po' come il DM, ha una linea bio, tiene dei prodotti bio, ha una linea sua bio che appunto si chiama Alterra, e una linea tipo Balea che si chiama Isana dentro il Rossmann. Quindi io, un po' guardando anche i video prima di partire, ho detto che mi devo concentrare su questi due brand, perché poi hanno anche altre cose,
vari, insomma, come ci sono in tutti i negozi. Però mi volevo concentrare su questi due brand, un po' come col DM, ci vado per Balea e per Alverde, poi recentemente hanno messo anche altre cose, ma ve ne parlerò prossimamente. È un altro discorso. Comunque, sono arrivata davanti allo stand neanche troppo in ordine, neanche troppo grande, un po' un casotto c'era. E ho voluto guardare, insomma, volevo prendere qualcosa, ma vi dico la verità, ero un po' in difficoltà per la lingua perché non c'erano scritte in inglese e non c'erano scritte ovviamente in italiano, niente. Era tutto in tedesco. Quindi ho cercato di fare mente locale delle scritte che avevo sui miei prodotti di Alverde o di Balea, cosa c'era scritto per esempio per la pelle mista, che poi ho guardato non so come si pronuncia, out, scritto HAUT, che vuol dire pelle, e quello lo sapevo, però non sapevo mista o secca piuttosto che. Quindi avevo il dubbio, in realtà Mish, che era l'unica cosa che mi ricordavo, non l'ho trovata e quindi non capivo bene come diavolo erano suddivisi questi prodotti e soprattutto perché tipologie di pelle andassero bene. Non volevo rischiare, anche perché un po' vabbè, comunque per non prendere una cosa inutile, un po' anche perché ho tanti tanti prodotti a casa da smaltire che comunque hanno una scadenza, anche se lunga, ne ho veramente talmente tanti 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 che stare dietro a tutti e magari comunque cercare di consumarli prima dell'effettiva data di scadenza diventa veramente complicato. Quindi non volevo sobbarcarmi di una cosa che magari non andava bene per me e che in più insomma era una cosa in più che magari rischio di far scadere perché ho tante, tante cose. Quindi sono andata più sul sicuro, sono andata su delle cose che sono riuscita a capire cosa fossero quantomeno, ecco. Allora, di Isana ho preso solo una roba perché costava 99 centesimi, quindi ero incuriosita, e sono queste fialettine qui. Io tra l'altro finisco stasera il ciclo che ho iniziato di Balea, che sono, vabbè, praticamente queste non ci sono perché ovviamente questa è solo la confezione finita. Mi sono piaciute tantissimo, quindi anticipo, poi li vedrete nei prodotti finiti, recensione e quant'altro, però mi sono veramente piaciuti tantissimo questi, e quindi considerando che comunque costano poco e sono un prodottino carino da utilizzare ogni tanto come piccola coccola, come trattamento diciamo aggiuntivo alla skincare, quindi non un prodotto abituale perché sono 7 fialettine, quindi una al giorno per una settimana. Vi fate questo trattamento che dura una settimana. Costavano 99 centesimi, quindi veramente pochissimo e ho voluto prenderla. Ce n'erano di diversi tipi. Io mi ricordavo che a casa avevo questa qui che era, diciamo, un concentrato super idratante. Ho voluto provare questo che c'è scritto Perfect Tint, non so come si dica. Ho ipotizzato che fosse qualcosa che riguardasse comunque l'incarnato. Infatti, poi andando a tradurre, vabbè, va bene un po' per tutti i tipi di pelle e quant'altro, e è praticamente appunto un trattamento incarnato perfetto. Quindi comunque va benissimo, ci sta. Sono contenta di averlo preso perché comunque costa pochissimo e almeno questo mi è piaciuto molto. Non so come sono altri, ne proverò altri adesso che so che mi piacciono di Balea. Intanto insomma ho voluto provare questo. Poi ah, in totale alla Rossmann ho speso 13,96 euro. Alcune delle cose che ho preso erano in promozione. Poi ho voluto prendere. Ah, tra l'altro mi hanno dato anche uno sconto di 5 euro, però vabbè, ormai. Ho voluto prendere le fialettine, queste qui. Allora, sono simili a quelle che vi ho già mostrato. Adesso non so. Sì, il video sicuramente ve lo caricherò prima, l'ultimo del DM. Comunque sono riuscita a trovare le tanto famose, decantate fialette ai fiori di Bach di Alverde. Ne ho prese due confezioni. Sono un prodottino appunto, una piccola chicca, una piccola coccola, un trattamento da concedersi ogni tanto. Queste vengono 3,99 euro, sono sempre 7 fialette. Queste sono. Allora, non ho ancora tradotto tutto, sono sincera, però c'è scritto anti-age.
quindi do per scontato che sia appunto. Vabbè, dai, apriamolo, tanto si può richiudere. Ecco qua, eccolo qui. Suppongo che possa andare bene un po' per tutti i tipi di pelle. Io ho visto anti-age e quindi comunque ho detto può andare bene. Poi magari mi metterò proprio a tradurre ogni cosa che c'è scritta, anzi ve lo inquadro, che così se qualcuno di voi sa il tedesco e vuole dirmi che diavolo c'è scritto, vi faccio vedere anche il retro. Mettere a fuoco? Forse è meglio che mi nascondo dietro in modo che metta a fuoco le scritte anziché me. Olè! Ce l'abbiamo fatta. E quindi insomma... è una cosina interessante e ho voluto provarla. Qua come diavolo si chiude adesso? Vabbè, troverò il modo di chiuderla. Comunque, questa qua. Poi, per il viso basta, perché appunto avevo delle difficoltà logistiche e quindi non volevo arrischiare di andare a prendere una crema che poi appunto magari non andava bene per me e magari, insomma, ne ho già tantissime, tantissime da consumare, già anche in scadenza e tutto, quindi ho detto no, basta. Questi, bene o male, ti fai il trattamento una settimana e via, quindi è già più fattibile. Quindi cosa ho fatto? Mi sono data agli oli corpo. Io li uso ultimamente parecchio. Cerco di prendere delle confezioni un pochettino più pratiche, non come queste in vetro in realtà, però vabbè, perché me le tengo dentro in doccia e soprattutto adesso che fa freddo e non mi, siccome io odio prendere freddo, odio quando si esce dalla doccia che fa freddo, bisogna vestirsi alla svelta e quindi non mi metto mai praticamente la crema corpo per questo motivo. D'estate già di più perché sento magari l'esigenza di andare a idratare un po' di più la pelle, d'inverno meno. Ma ho trovato una buona alternativa alla crema corpo con gli oli, che mi piacciono molto, soprattutto appunto su pelle bagnata, umida. Quindi quello che faccio è finisco la doccia, esco dalla doccia, subito l'olio. Lo faccio già direttamente, cioè ancora dentro nella doccia praticamente. Vabbè, abbiamo la vasca noi in realtà per fare la doccia. In questo momento sto usando uno dell'Iper, ha una confezione di plastica, quindi dici, sai, cade, hai le mani bagnate, tutto, non succede nulla. Questi qui sono un pochettino più delicati essendo in vetro. La confezione è la stessa, identica, medesima dell'olio anticellulite della Cien Nature, che trovate alla Lidl, e dell'olio anticellulite di Alverde. Uguale identico. È un tipo di prodotto che comunque a me piace, che ho usato con piacere, non ha, almeno quelli che ho utilizzato io, chissà quali risultati strabilianti, però comunque un olio corpo molto piacevole da utilizzare. Ho preso ancora questo qui appunto alla cellulite, che ha ingredienti però diversi rispetto a quelli di Alverde e anche a quello di Cien. Quello di Cien, se non sbaglio, c'è il rosmarino, e quello di Alverde non me lo ricordo sinceramente. Vi farò poi magari un confronto quando li avrò utilizzati tutti e tre. Comunque la tipologia di prodotto è la stessa, diciamo, cambiano gli ingredienti, gli attivi. Il prodotto è questo qui, hanno scadenza, come si dice, non il PAO, quindi questo scade a ottobre del 2020, quindi vabbè, hai voglia, li faccio fuori abbastanza facilmente. La confezione appunto è questa, bella pesante, sono 100 ml, quindi il massimo che potevo concedermi come misura di confezione da poter portare poi in viaggio, tornare a casa, e sono molto curiosa di provarlo. L'unica cosa, ecco, mi piace moltissimo la confezione in vetro perché gli dà quel senso di lusso in più, no? È un pregio, una cosa... è un plus, però a livello proprio pratico in realtà il vetro ti cade per terra, si rompe, va in mille pezzi, perdi tutto il prodotto. La confezione in plastica, per quanto più inquini e quando, insomma, non è il massimo, però quantomeno ti cade per terra, soprattutto visto che è una cosa oleosa, quindi comunque poi le mani sporche, si sporca, ti scivola, è un pochettino più comodo, quindi questo non lo potrò mettere in doccia come quello che sto utilizzando adesso, ma lo terrò nel mobiletto
come ho fatto con quello di Sien che ho terminato e già ricomprato in realtà, e lo userò appena fuori, quindi mi metto l'altro su tutto il resto del corpo e la parte delle gambe invece la metterò all'esterno facendo la svelta e magari mi metto già l'accappatoio e comunque cerco di metterlo nella parte sopra coperta quantomeno. Insomma, vabbè, potete anche scegliere di utilizzarlo in altri momenti della giornata, quindi non per forza quando finite di fare la doccia come faccio io, e quindi andare a utilizzarlo tranquillamente come vi pare piace. Ecco, comunque un olio anticellulite. Dopodiché, ho preso, anche qua poi tradurrò tutto quanto per vedere gli attivi che ha. A vederlo così mi sembra che sia, vabbè, arancia rossa, indubbiamente. E non lo so, dovrei tradurre, insomma, tradurrò e poi vi farò sapere. L'altro, invece, olio che, ho preso è questo qui. Questo è al bio amaranto e bio sandorn, che in realtà non so bene che cosa sia, anche qua bisognerà tradurre. È sempre comunque un olio corpo, la tipologia appunto è la stessa, fatto uguale, stessa confezione, con degli altri ingredienti e la caratteristica, ovviamente qua c'era scritto anticellulite olio, mentre qui e dice con... No, non lo so che cosa dice. Mentre qui qua dice energia e vitalità, quindi energia e vitalità, quindi mi ha dato l'idea di un olio corpo multiuso, nel senso da non mettere solo sulle gambe come magari quello anticellulite, ma per tutto il corpo, con queste funzioni un pochettino più rivitalizzante. Non lo so, anche qua dovrò tradurre, il prodotto è questo. Questo mi scade a aprile 2020, quindi prima dell'altro. Io credo che lo utilizzerò tranquillamente, insomma, su tutto il corpo, indipendentemente dalla funzione energia e vitalità. Poi vediamo se effettivamente è un qualcosa che ne so, che dà idea di freschezza, di magari lo tengo per l'estate, se non è troppo pesante. Però mi piaceva l'idea di un prodotto corpo. Di questo tipo, insomma, mi ha incuriosito, quindi ho deciso di prenderlo. Poi il prezzo era anche questo 3,99 scontato, mentre quello anticellulite 4,99. Quindi il prezzo uguale a quello di Alverde, se non sbaglio, mentre quello Sien costa forse un pochettino meno, mi sembra 3 e qualcosa, 3,99 forse quello Sien. Però, insomma, siamo lì. E questo 3,99 in offerta, e quindi considerando che comunque è un olio corpo da 100 ml, ho detto ma sì, ci sta, prendiamolo. Vi ricordo appunto che Alterra è un brand bio certificato, certificato Natru, ovviamente c'è scritto anche qua bio, però quello poco importa, certificato vegan, eccetera eccetera, quindi comunque un ottimo prodotto con degli ottimi attivi, un ottimo inci, ottimo. Quindi questi qua non me li sono lasciati sfuggire. Poi ecco, ero veramente di fretta, in difficoltà per la lingua e quindi non ho voluto rischiare di prendere altro. Mi sono tolta il mio sfizio, ecco, mi sono presa i miei quattro prodottini così al volo, ho speso pochino. Giusto per provarli, per conoscere anche questo brand, se poi mi capiterà di fare qualche altro viaggio, magari insomma proverò qualcos'altro, vedremo. E con la parte beauty, stop. Volevo mostrarvi altre due cosine, acquisti miei e un ultimo regalo di compleanno che mi è arrivato. Ve lo mostro subito quello. Allora, ovviamente Stradivarius, come si può ben intuire dal sacchetto. Allora, all'interno c'è questa candela profumatissima, al frutti rossi, come dice ovviamente l'adesivo. Qua mi è diventata un po' bianca, non era così l'altro giorno, non so da cosa dipenda, forse dal freddo, da boh. Profumo buonissimo, confezione insomma semplicissima così, non so da dove arriva. Actuel, non lo so, che da...
da dove arriva, dove sia stata acquistata, non ne ho idea. Dice 24 ore, più o meno, scusa, più o meno 25 ore di durata della candela. Speriamo profumi anche da accesa, comunque carina. Credo che la metterò, boh, forse in bagno, perché ho candele sparse un po' da tutte le parti e in questo momento questa forse può andare solo in bagno. Vabbè, vedremo. E poi... Sciarpona. Bella sciarpona. Bella morbida, bella calda, top, ottimo. E peccato che mi è arrivata dopo che sono andata a Berlino, se non l'avrei portata. Una cosa che mi ha lasciato un po' così è che c'è la taglia, cioè c'è scritto M, ma è una sciarpa, perché mai dovrebbe avere la taglia la sciarpa? Quindi infatti quando ho visto il cartellino all'inizio ho detto ah, una sciarpa, bella. Quando ho visto il cartellino M ho detto ma siamo sicuri che è una sciarpa? Però sì, cioè l'ho tirata fuori ed è una sciarpa. Quindi, boh, non ho capito l'etichetta, ma non poniamoci troppe domande. Comunque questa qui è molto bella, con le frange, bella, bella, bella. Mi piacciono le cose morbidose per l'inverno, bello. Poi, adesso invece veniamo ai miei acquisti. Sono quattro cosini al volo, ve le mostro. Non vorrei alzarmi, ma mi sa che poi mi tocca. Allora, prima cosa questo, non so come chiamarlo, spolverino, cardigan, maglione aperto, non so come volete chiamarlo. Forse è meglio che ve lo indosso per farvi capire com'è fatto, perché è un po' particolare. Allora, il maglione che ho su adesso è di Tezenis, invece ve l'avevo mostrato nell'ultimo video. Mi piace molto, tiene stracaldo anche se è traforato. Tiene molto molto caldo e questo è praticamente fatto così, quindi ha la manica così bella larga e la parte praticamente qua davanti va a creare questa tasca così. A me piace, è particolare. C'era anche di altri colori, ma io ho optato per questi che mi piacevano. Così a me piaceva per la modica cifra di 8 euro e qualcosa. Vediamo, esatto, 8,45 dal cinesi, ovviamente, che costava 16,90, scontato 8,45. Quindi cosa fai? Lo lasci lì, mai più. Quindi preso e portato a casa. Poi, sempre 8,45, ho preso anche questo maglioncino, questo c'era di diversi colori, ma ho optato per il nero per il semplice fatto che almeno posso sfruttarlo anche al lavoro, però c'era anche bordeaux che era bellissimo come colore, però vabbè, ce lo facciamo andare bene così. Fatto così, incrociato qua davanti, normale, maglioncino, sia con una canottiera se fa un po' più caldino sotto, oppure con una maglia a maniche lunghe, ci sta. Poi una gonnellina di similpelle, questa qua fatta così, normalissima, così, già messa, mi piace tanto, messa con le calze che ho su oggi, tra l'altro queste qua così, lana, molto carina, a me piace. E per finire il pezzo forte, ve lo indosso anche questo. Cioè, cosa non è il mio cappotto? Cosa non è, ragazze? Ta-dan, ta-ron, ta-ron, ta-ron. Cioè, è troppo bello! È bellissimo, cioè, non c'è altra parola. È spettacolare. È questo qua. A me piace tantissimo. Cioè proprio mi fa impazzire, l'avevo già visto, costava tipo un botto, quindi ho detto no, col cavolo che lo prendo, perché costava 46 o 49 euro, una cosa del genere. Ah, forse ce l'ho qua
lo scontrino, esatto. Ah, la gonna non ve l'ho detto, 6,95 euro. Il cartellino l'ho tenuto perché, siccome l'ho già messo, ovviamente l'ho staccato, ma per avere promemoria l'avevo tenuto. E questa qui invece costava 46,90, ribassato alla fine dopo vari sconti a 23,45. Cosa fai? Lo lasci lì? Cioè, 23 euro, dai, non potevo lasciarlo lì. Anche se avevo detto non prendo più cappotti, perché recentemente ne ho presi 3, 2 o 3, e ho preso un'altra cosa pelosa, e di robe pelose ne ho, però quando ho visto che era stato ribassato, ne erano rimasti solo 2, ho detto no, questo poi non lo trovo più, me ne pento, e quindi alla fine... Ecco, mi stavo dimenticando di un paio di cose, visto che non so in quale video infilarveli, visto che non è tantissima roba, vi mostro comunque qui in questo video alcuni acquisti abbigliamento che ho fatto negli ultimi giorni, quindi freschi freschi. Allora, vi faccio vedere al volo. In realtà un vestitino l'ho già messo via ed è un vestitino scozzese, semplicissimo, con diciamo il segnato... il punto vita con insomma un elastico, diciamo punto vita, spalline, e poi va giù morbido a prima del ginocchio, ecco, semplicissimo, però l'ho messo e quindi ce l'ho da lavare. Quello non posso mostrarvelo, vi faccio vedere questi. Mi alzo in piedi però per mostrarvi meglio. Che casino, tanto fa un freddo cane. Io sotto questo vestito di oggi invece ho messo una maglietta a maniche lunghe, perché in realtà poi sopra avevo un altro sporverino al lavoro perché faceva strafreddo. Allora, uno è questo vestito, stupendo ragazzi, stupendo, in velluto, di questo colore verde, elegantissimo, fatto appunto così, con il corpetto, con il seno, fatto così. E poi va giù praticamente lungo fino ai piedi, cioè è lunghissimo, tutto in velluto, ecco qua. Ovviamente non rende un cazzo farvelo vedere così, però è proprio stupendo. Anche il colore nella videocamera non rende perché sembra quasi petrolio, mentre in realtà è un verde, verde verde, verde verde bosco, verde scuro. Comunque stupendo. Poi vabbè, sono un paio di pantaleggings, o come diavolo definirli non lo so, comunque pantaloni leggermente elasticizzati, non troppo, infatti sul sedere un po' mi tirano, che non sono molto grandi, e sono felpatini all'interno, cioè tipo pile all'interno, quindi belli belli pesanti per questi giorni di freddo. E anche questo ho pensato che potessero tornarmi utili quando andremo a Berlino, fatti così, normalissimi, senza cerniere o altro. L'unica cosa, ecco, questi li ho già indossati, nella parte dietro del sedere mi tirano un po', nel senso che sono un po' a vita bassa e io preferisco le cose a vita alta, quelle diciamo così, che devono stare belle aderenti, che devono tenere caldo, e però vabbè, che diavolo sta facendo Nicola di là? Non lo so, sta piantando qualche chiodo, chi lo sa. E poi per finire... questo che ho intenzione di mettere sempre al mio compleanno, perché farò due feste quest'anno, non me ne bastava una, no vabbè, una con le mie colleghe e una con gli amici, e uno dei due adesso devo ancora decidere, però questi sono pensati per quell'occasione, perché comunque sono belli festivi, ecco, non sono vestitini semplici. Questa è fatta così, è una tutina in realtà, quindi fatta così, bella bella bella. Questa ha pagato una stupidaggine, tra l'altro, con lo sconto 15,30, mentre il vestito con lo sconto 18. Top, bellissima. Anche questa mi è piaciuta tantissimo. E niente. Questo era tutto. Io spero che gli acquisti vi siano piaciuti. E questa volta ciao davvero.
Ciao.